Biblioteche e fiabe. Letture per bambini a cura delle biblioteche comunali di Perugia. Che cosa succederebbe se? Di Varsha Session. Lettura a cura di Francesco Magnini, volontario del servizio civile presso la biblioteca Villa Urbani di Perugia. Che cosa succederebbe se mi schiacciassi l'ombelico? Psst! Sunita piatta piatta potrebbe scivolare sotto la porta. E che cosa succederebbe se mangiassi tutti quei semi di pomodoro? Wush! Venite a vedere Sunita, la ragazza pomodoro! Che cosa succederebbe se trattenessi ben bene il fiato? Glup! Sono il pallone Sunita. Salto, rimbalzo e rotolo. Boing, boing, boing. Che cosa succederebbe se chiudessi gli occhi stretti, stretti? Zap! Sono Sunita l'invisibile. Nessuno sa che sono qui. E che cosa succederebbe se mi tirassi le orecchie e le allungassi? Ui! Sono Sunita volante e volteggio in aria insieme agli uccelli. Ma, shh, non parlare a nessuno di Sunita la piatta, la ragazza pomodoro, il pallone Sunita, l'invisibile Sunita o Sunita volante. Un giorno tutti i miei poteri faranno di me Super Sunita e allora salverò il mondo!